Signor Presidente, come vede ascolto da questi applausi, la sua presenza qui è molto gradita, è un onore per tutti noi, per tutta la rappresentanza. Ringrazio l'ambasciatore, è davvero un gran piacere incontrarvi insieme al Vice Ministro degli Esteri per ringraziarvi per il lavoro che svolgete. Qui siamo nel punto che con tutte le difficoltà che ben conosciamo, che hanno fasi alterne e in questo momento sono acute, si incontra il mondo per cercare di convivere in maniera serena e costruttiva. E il lavoro che si svolge qui quindi è particolarmente rilevante, particolarmente prezioso. Io la ringrazio, come diceva l'ambasciatore, qui vi è un prestigio dell'Italia che ha un'alta considerazione. Ma come faceva intendere, il prestigio è un elemento che ogni sera va a riposo e va ricostituito ogni giorno per essere sempre attuale, sempre avvertito, sempre elevato. Per questo il lavoro che svolgete è particolarmente importante. Noi abbiamo un impegno convinto dentro le Nazioni Unite, perché siamo convinti che la strada del multilateralismo sia l'unica che può garantire al mondo una convivenza e una serenità di rapporti e di cooperazione. E siamo convinti che questa sia la sede per esprimerlo, per realizzarlo, per farlo praticare, con tutti i limiti che può incontrare, con tutte le esigenze di riforma che vi sono, ma questo è il luogo in cui il mondo può trovare una sintesi positiva. Per questo il lavoro che svolgiamo con convinzione come Repubblica Italiana è di grande rilievo e quello che fate è molto importante. Io ne sono grato a nome della Repubblica. Vi ringrazio di questo incontro, vi faccio molti auguri per il vostro lavoro, sapendo che è impegnativo, probabilmente anche faticoso, però è un lavoro prezioso, quindi vi ringrazio molto. Auguri. Grazie. Sui nostri autisti senza di loro non si va da nessuna parte. Grazie. Questo è il lavoro. I nostri autisti senza di loro.